Ciao a tutti ragazzi, sono GTTV e benvenuti in questo nuovo video dove, come avete detto al titolo, vi farò vedere questi nuovissimi completi moddati e come ottenerli. Quindi prima cosa aggiungete le attività che trovate nella descrizione, le trovate andando su preferiti e poi ragazzi le ritroverete su Last Team Standing. Quindi avrete varie attività, quella là del poliziotto ragazzi che si chiama Police vi farà appunto avere il completo da poliziotto ed il completo da supereroe. Quindi la startate come vi ho fatto vedere all'inizio video oppure ve la fate avviare da qualche amico. E quando entrerete all'interno della lobby di attesa, ragazzi, spawnerete appunto con il completo da poliziotto. E poi, insomma, è abbastanza random comunque. Però ho notato che il primo che entra è quello da poliziotto, il secondo quello da Superman, il terzo quello da poliziotto e il quarto quello da Superman. Quindi seguite quest'ordine. Quindi per salvare il completo andate su accessori, su equipaggiamento, premete una volta freccia a sinistra, ragazzi. E vi metterà l'auricolare. Una volta che l'avete fatto, semplicemente quittate dalla sessione con il telefono. Ragazzi, se premete freccia destra invece di freccia sinistra, vi metterà il respiratore e il completo non verrà salvato del tutto perché il cappello andrà perso. Quindi mi raccomando, nei requisiti infatti vi ho messo prima di acquistare gli auricolari da Amunation. Adesso per salvarlo andate in un qualsiasi negozio, andate su completi salvati e semplicemente premete quadrato. Lo salvate, lo rinominate come preferite voi. E il completo è salvato con successo. Adesso non vi preoccupate, vi farò vedere appunto come si salva il completo da supereroe, che alla fine è la stessa cosa per quanto riguarda il completo del poliziotto e anche per quello del paramedico. Quindi semplicemente se volete quello da supereroe vi consiglio di avviare la missione da host e poi invitare i vostri amici perché sicuramente avrete il completo da supereroe. Una volta avviata ragazzi spawnerete nella sessione appunto in base a come siete entrati, anche se è abbastanza random, ripeto, avrete i completi. Una volta appunto spawnati andate sull'inventario, andate su stile, scusate, tramite il menu interazione, accessori e premo una volta freccia sinistra. La maschera andrà via, purtroppo non si può salvare, ma il completo sarà appunto salvato, ragazzi. Quindi semplicemente dopo che l'avete selezionata, aspettate qualche secondo e quittate dalla sessione. Spawnerete online in un punto a caso, vi dirigete in un negozio di vestiti qualsiasi, ragazzi, e andate a salvare il completo come vi ho fatto vedere prima. Veramente molto molto semplice e veloce da fare, ragazzi. Ovviamente entrate nel gruppo e nel canale Telegram se vi serve qualcuno con cui fare il glitch. Le attività, come al solito, ve le lascio nella descrizione. Quindi adesso semplicemente vi faccio vedere che sto andando a salvare il completo. Quindi premo quadrato su completi salvati, seleziono uno slot vuoto e lo rinomino come preferisco io. Una volta fatto questo, ragazzi, avremo il completo per sempre. Quindi lasciate mi piace per questi mega completi. Dopodiché ragazzi, per avere il completo del Juggernaut dovrete avviare o farvi avviare la missione del Juggernaut. È indifferente appunto come entrate perché tutti quanti ce l'avrete, quindi non è un problema. Una volta che l'avrete avviata ragazzi, spawnerete con il completo, ma solamente il casco verrà salvato, quindi attualmente solo il casco si può salvare. Quindi per salvare questo completo bisogna fare così, dovrete aprire il menu interazione, dovrete andare su stile. Una volta su stile, ragazzi, come vedete dal video, dovrete scorrere in basso e dovrete andare su luce vestiario. E dopodiché, ragazzi, dovrete premere una volta freccia destra e vi dovrebbe uscire intermittenti. In caso non vi dovesse uscire, ragazzi, semplicemente selezionate intermittenti, mi raccomando. Aspettate circa 20 secondi, appunto, con questa opzione. Intanto potete chiudere il menu interazione, quindi mi raccomando, basta che è selezionato intermittenti. E dopo che sono passati questi 20 secondi, ragazzi, contate. Semplicemente chiudete l'applicazione, cioè scusate, quittate da GTA, insomma, chiudete dalla lobby, ragazzi. Una volta che avrete quittato, questo completo si salva in maniera differente. Spawnerete in un punto a caso della mappa, vi dovrete dirigere dove ci stanno i binocoli sulla spiaggia. Dovrete diventare CEO. Una volta diventati CEO, ragazzi, andando su CEO Secure Reserve, andando poi su gestione e stile. Se ragazzi, premendo una volta freccia destra. Il completo vi si cambierà come vedete dal video. Quindi, come vedete, apparirà per qualche secondo il completo del Juggernaut. E adesso vi faccio vedere come si salva, ragazzi. Semplicemente premete una volta freccia destra, comparirà per qualche secondo. Chiudete il menu interazione e premete freccia destra, ragazzi, sul telescopio, come ho fatto io, come avete visto dal video. E si salverà appunto il casco. Adesso potrete semplicemente andarlo a salvare in un negozio qualsiasi. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Stessa cosa con il completo dei paramedici, potrete avere il completo del paramedico verde o blu. Approfittate ragazzi prima che venga patchato. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace e condividere con i vostri amici. Vi ringrazio ancora tanto per la visione e noi ci vediamo al prossimo video.